Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Oscar. Ovviamente sto registrando questo video lunedì mattina perché gli Oscar ci sono stati questa notte e non li ho visti in diretta, sono sincera perché non avrei retto fino alle 2 di notte. Comunque mi sono svegliata dicendo: dai, qualcuno avrà fatto un trucco super figo, così posso fare il tutorial. Sono andata a guardare, ok, trucco acqua e sapone, trucco acqua e sapone. Trucco acqua e sapone, tutti i trucchi acqua e sapone. Allora ho detto, perché non fare un trucco acqua e sapone? Ovviamente non è un trucco acqua e sapone da tutti i giorni, super veloce, realizzabile in 5 minuti. No, ragazzi, questo è un trucco acqua e sapone per le occasioni importanti. Se dovete andare sul red carpet, ma non soltanto. Magari avete un matrimonio, magari avete una cerimonia, magari avete una festa, quello che vi pare. Volete avere un trucco acqua e sapone che però sia un po' più sofisticato del trucco. Mi trucco in 5 minuti la mattina prima di andare in ufficio. Ecco, non so se ho reso l'idea. Quindi, se state cercando un trucco per tutte le mattine, probabilmente non è quello che troverete all'interno di questo video. Qui trovate un trucco super completo che resista a qualsiasi intemperie, che vi permetta di essere fotografati ed essere fantastici e avere tutti i punti luce e i punti di ombra nel punto giusto. Mi piace tantissimo come è uscito fuori, è appunto una versione più sofisticata del trucco che farei la mattina quando mi sveglio e non ho voglia di truccarmi. Voglio fare, prima che inizi questo video, un piccolo annuncio, cercherò di essere il più breve possibile. Se vi ricordate, mesi fa avevo aperto un blog di make-up e di moda, diciamo, tra virgolette, che si chiamava giuliabencik.com. Poi l'ho praticamente lasciato così perché mi sono occupata di altri progetti e finalmente ho deciso di riprenderlo in mano. Cercherò di farlo uscire oggi, anche se in realtà calcolate che è un pochino vuoto, però se volete andarlo a vedere e magari iscrivervi alla newsletter, così vi mando un messaggio ogni volta che esce un nuovo articolo, potete andare a farlo. L'ho strutturato in modo completamente diverso, cioè non è un blog di make-up, ma è un blog tipo rivista, nel senso non trovate solo cose di make-up, ma trovate gli ultimi trend di stagione, trovate informazioni sui viaggi, trovate delle ricette magari interessanti, trovate, c'è anche la sezione I segreti della mamma, nel quale vi svelerò tanti segreti che mia mamma utilizza da mamma, appunto. E spero che possa, ovviamente c'è anche il make-up, quello non può mancare. Spero tanto che possa piacervi questa idea e vi lascio tutto in descrizione come al solito. E niente, spero che questo video possa esservi utile. Fatemi sapere che cosa ne pensate del blog, se lo andate a vedere, vi ripeto, è ancora vuoto, però piano piano inizierò a pubblicare tanti articoli. Datemi soltanto un attimino di tempo, l'ho ristrutturato completamente e finalmente è, diciamo, più vicino a quello che voglio. E niente, spero che vi piaccia questa idea, spero che vi piaccia questo video e vi lascio alla realizzazione. Prima cosa fondamentale, vado a coprire le occhiaie e queste imperfezioni che mi sono venute in questo periodo. Utilizzo il correttore di Nabla, lo metterò poi anche sopra il fondotinta, ma intanto già vado a fare una prima passata sulle imperfezioni. Invece utilizzo sulle occhiaie il correttore in barattolino di NARS. Iniziamo bene questo tutorial perché mi sono dimenticata uno step fondamentale, cioè un primer idratante. Voglio che la mia pelle risulti più idratata possibile e luminosa, anche perché, cioè ragazzi, parliamoci chiaro, dobbiamo andare sul red carpet. Quindi vado a metterlo adesso e se sposto qualche correttore che ho già applicato, lo vado a riapplicare. Ok, ora applico il fondotinta, faccio un mix di due fondotinta, anche qui voglio che sia super idratante e luminoso. Applico il Bourjois Healthy Mix Foundation con un po' dell'Healthy Mix Serum Foundation. Questa accoppiata secondo me è fenomenale se avete una pelle normale o secca. Se invece ce l'avete mista o grassa, dovrete optare per qualcosa di un pochino più asciutto. Ho utilizzato un pennello per stendere il fondotinta, adesso utilizzo una spugnetta per andare a pressarlo sulla mia pelle in questo modo. Vado a togliere le strisce che ha lasciato il pennello e rendo il fondotinta praticamente parte della mia pelle, quindi
il tutto avrà un effetto ancora più naturale. Riapplico nuovamente il correttore di Nabla solo dove ne ho bisogno, cioè se vedo che un'imperfezione è già coperta non c'è bisogno che vada a fare altro spessore, altrimenti ne applico ancora un po'. Quello che faccio però non lo vado a stendere subito, aspetto che il correttore si asciughi leggermente, così quando lo tampono rimarrà proprio incollato sull'imperfezione. Intanto vi faccio vedere il correttore che andrò ad applicare sulle occhiaie e nei punti centrali del viso, visto che dobbiamo andare sul red carpet e dobbiamo essere fotografati per tutta la notte, sarà opportuno creare dei punti di luce e dei punti di ombra sul viso, quindi vado a creare dei punti appunto più chiari al centro del mio viso con il correttore di Bourjois LT Mix Concealer. Vado a lavorare ancora sulla base del viso prima di fissarla con la cipria. Utilizzo una terra in crema, questa qui è la Cushion de Soleil di L'Oreal ed è praticamente una terra così nella spugnetta. La prelevo con un'altra spugnetta e la applico sul viso dove metterei la mia classica terra, quindi sullo zigomo, all'attaccatura dei capelli e poi la sfumo verso il collo. Se vi interessa è uscito un video dedicato alla terra, quindi dove applicarla e come utilizzarla al meglio, vi invito ad andarla a guardare. Ho ancora uno step prima di proseguire con i prodotti in polvere, cioè l'illuminante. Questo qui è un illuminante in gel di Zoeva, molto molto bello se vi piace un effetto super leggero dell'illuminante o se avete una pelle un po' agée e quindi non volete utilizzare degli illuminanti in polvere troppo pesanti. Questa è una bellissima alternativa. Prendo l'illuminante con la punta della spugnetta in questo modo, scarico leggermente l'eccesso sulla mano in modo che non vada a fare dei pasticci quando lo applico e lo metto dove metterei il classico illuminante. Visto che ha un effetto super soft, lo metto anche in alcuni punti dove non metterei poi l'illuminante, quello in polvere, e cioè ad esempio qui sopra il sopracciglio, dei punti che poi fotografati, cioè quando il viso viene fotografato è bello che questi punti siano un pochino in evidenza. Lo metto anche leggerissimamente sul mento, qui sull'arco di Cupido e al centro della fronte. Se avete un nasino piccolino e non lungo come il mio potete metterlo anche su tutto il naso, io evito. Ok, ora siamo pronti per fissare tutto con la cipria. Questo è uno step super importante se mai doveste andare su un red carpet o in generale se comunque utilizzerete questo tutorial per ricreare un trucco in un giorno importante. Prendo la cipria, diciamo che devo fissare nel modo giusto alcuni punti, ad esempio il contorno occhi, ma non voglio mettere troppa cipria, cioè non voglio che si veda l'effetto poi polveroso sul viso, quindi devo stare un attimino attenta. Prima cosa vado a stendere il contorno occhi, cioè vado a togliere le pieghette che si sono formate nel frattempo, prendo un pochino di cipria, cerco di prenderne davvero poco e la vado a mettere qui sul contorno occhi. L'ultima cosa che voglio è che fotografata si vedano le pieghette del correttore intorno agli occhi. Ne utilizzo anche un po' sul naso, che è la zona che su di me tende a lucidarsi di più, e fisso anche qui la zona sopra l'occhio, quindi nuovamente stendo le pieghette e fisso tutto con la cipria. Fisso con la cipria anche il resto del viso, ma deve essere davvero una cosa leggera, a meno che non abbiate una pelle grassa che sapete tende a lucidarsi parecchio, a quel punto andateci invece con una mano un pochino più pesante, insomma valutate in base al vostro tipo di pelle. Prossimo step, torniamo a lavorare sulle ombre del viso. Utilizzo una terra calda e la vado a mettere praticamente sopra a quella in crema che abbiamo già applicato. Utilizzo un pizzico di blush sui miei zigomi, prendo questo qui di Make Up Revolution che mi piace tantissimo, lo indosserei su un red carpet, se mai dovessi essere invitata sì, è un blush che costa pochissimo di Make Up Revolution ma è davvero pazzesco. Faccio questa cosa, cioè lo prendo dal più scuro al più chiaro, cioè nel senso prendo un mix di tutti i colori disponibili sulla cialdina. Mi piace tantissimo questo blush perché è anche luminoso, non è piatto e non è glitter, cioè non è opaco e non è glitterato, una via di mezzo, un bel satinato luminoso che sullo zigomo ci sta bene.
Ora prendo un illuminante in polvere. Sì, questo trucco in realtà sembra super semplice, acqua e sapone, ma contiene un sacco di passaggi. Prendo un illuminante che non sia troppo forte e troppo glitterato. Questo mi piace un sacco perché è specchiato, non glitterato. E lo vado a mettere sullo zigomo. Non mi fermo solo sulla striscia qui sopra, ma lo metto un po' su tutto lo zigomo in modo che sia un effetto luminoso, vedete, globale, che non si ferma soltanto alla striscetta qui sopra. Guardate, faccio così, scarico un po' il pennello. Senza prendere altro prodotto, passo sulle zone dove sono passata prima, ma deve essere davvero una cosa impercettibile. Si deve vedere giusto fotografata. Adesso con la mia fedelissima palette di Kat Von D e la terra più chiara fredda, faccio un contouring leggerissimo, non si deve vedere lo stacco con il resto dei prodotti che ho applicato sul viso. Ora step super importante, realizzo le sopracciglia, utilizzo una matita di Nabla. È importantissimo questo step perché le sopracciglia definiscono lo sguardo, soprattutto in un trucco così semplice che non contiene sfumature elaborate. Quindi vi invito a definirle, però in generale fatele come vi sentite bene e come le realizzate quotidianamente. Ho fatto un video anche per questo, quindi siccome ci metto un sacco per fare le sopracciglia, taglio e ci vediamo tra un secondo. Ok, passiamo al trucco degli occhi che credetemi è davvero semplicissimo. Prendo sempre la palette di Kat Von D e utilizzo il colore più chiaro dalla palette. Lo metto sotto il sopracciglio e sull'angolo interno dell'occhio come faccio in ogni tutorial. Ora dalla palette Queen of Hearts di Colored Rain faccio un mix tra questi due ombretti e li applico leggerissimi nella piega dell'occhio, giusto per avere un minimo di definizione, un minimo di sfumatura. Ora utilizzo un altro ombretto di Colored Rain che si chiama Glamour. Lo applico con un pennello abbastanza ampio, cioè non voglio che risulti super pigmentato e bellissimo come è così nella cialdina. Voglio che dia soltanto un effetto luminoso qui sulla palpebra mobile. Quindi ne applico poco poco alla volta fino a che non ottengo l'effetto desiderato. Lo applico in modo più intenso soltanto nell'angolino dell'occhio. Ora prendo una matita nera e vado praticamente a colorare di nero la rima interna superiore. So, io non sono tanto capace a fare questa cosa, infatti non la faccio mai perché mi fa troppo solletico all'occhio e non riesco a gestire la matita. Però, insomma, se voi riuscite a farlo tipo così, fatelo tranquillamente, io faccio questa cosa che è bruttissima. Sempre con la stessa matita vado leggerissimamente a colorare di nero l'attaccatura delle ciglia superiori. Ora dovrei avvicinarmi magari ad uno specchio per fare questo. Vado proprio in mezzo alle ciglia, sfioro leggermente la pelle. Poi voglio allungare leggermente l'occhio verso l'esterno. Non voglio che sia una cosa tipo eyeliner. Quindi quello che faccio è prendo un pochino di questo ombretto marroncino e vediamo che cosa esce fuori utilizzando questo, diciamo, al posto dell'eyeliner, tra virgolette. Ok, se ci fate caso un pochino si vede, poi quando metteremo mascara e ciglia finte non si noterà più questa righina, o al massimo se notate che l'avete fatta un pochino troppo calcata, basta che riprendete il pennello di prima e un pochino la andate a sfumare. All'interno dell'occhio invece applico una matita chiara luminosa, non si deve vedere che ho applicato una matita chiara, quindi non metterei proprio un bianco sparato. Semplicemente, ancora una volta, in foto questo servirà a far sembrare l'occhio un pochino più grande. Ora utilizzo un filo di mascara sulle ciglia superiori e poi applico un paio di ciglia finte che sono le Pinky Got nello stile Arwa. Sono delle ciglia poco voluminose e tanto lunghe. Servono praticamente per attirare ancora di più l'attenzione sugli occhi, visto che andando sul red carpet ci sono le luci fortissime, tanti flash, il vestito super importante, i capelli e gioielli idem. Voglio che un po' di attenzione vada anche sugli occhi, quindi utilizzo le ciglia finte. Ok, ho applicato anche un po' di mascara sulle ciglia inferiori, non ho messo assolutamente nient'altro, voglio che il look sia il più naturale possibile con il focus sugli occhi, anche se poi in realtà abbiamo fatto tante cose sul viso, quindi naturale fino ad un certo punto. Adesso occupiamoci delle labbra.
Applico una matita nude, questa qui è la Wonderproof Lip Pencil di Wycon. Come rossetto utilizzo Pillow Talk di Charlotte Tilbury, anche questo lo metto su tutte le labbra come una matita. E solo al centro delle labbra, sempre perché devo essere fotografata e voglio rendere il tutto più tridimensionale possibile, utilizzo il rossetto Matte Color Sensational di Maybelline nel colore 981, che è un bellissimo nude. Vaporizzo sul viso un po' di fissante spray, uno spray idratante, uno spray mattificante, quello che volete insomma. Il nostro trucco è finito. E ora siamo pronti per andare sul red carpet. Ricordatevi che potete sfoggiare questo trucco per qualsiasi altra occasione. So che non è semplicissimo e super veloce, però secondo me è un trucco super adatto per un'occasione importante se vogliamo essere, diciamo, acqua e sapone, anche se poi in realtà il trucco è molto più elaborato di quanto si pensi. Spero che questo video vi sia stato utile. Ricordatevi che se vi è piaciuto potete spolliciare all'insù, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche sul mio canale. Ricordatevi di condividere anche questo video con i vostri amici, magari può essere utile a qualcuno. Vi ringrazio per aver guardato il video, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!